Mario Balotelli, ecco di chi è il pancione postato su social. Una pancia pronunciata e, come commento, la scritta loading. Mario Balotelli, su Instagram, sorprende tutti. Perché, che il calciatore dalla turbolenta vita amorosa fosse impegnato in una relazione seria, nemmeno le più attente riviste di gossip se lo aspettavano. Ora, quelle stesse riviste si sono messe sulle tracce della quasi mamma. Con un solo post, Mario Balotelli ha scatenato l'inferno. È bastato che pubblicasse l'immagine di un pancione, per ottenere sui suoi profili social tutto un tripudio di like, di commenti e di condivisioni. La fotografia in questione, in realtà, è piuttosto misteriosa, si vede solamente una pancia tipica di chi è in avanzato stato di gravidanza, e si legge un commento, loading. Come a dire che, il calciatore confermato dai francesi del Nizza anche per questa stagione, è in trepidante attesa. Il post, tuttavia, non contiene tag né alcun esplicito riferimento alla donna ritratta. Solo un tatuaggio, tra il seno e il fianco, neve Rafa Ilure, Alba Isa Alesso mai un fallimento, sempre una lezione. Una scritta che, per prima, fu sfoggiata da Rihanna, che la porta tatuata sotto la clavicola destra. Ora, sembra che la ragazza in questione abbia anche un volto. E a svelarlo è chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Sembra infatti che, messasi sulle tracce della giovane, la rivista l'abbia scovata in Svizzera, dove risiede. Clelia, questo il suo nome, ha 26 anni ed è spesso a Nizza dal suo fidanzato, di cui frequenta anche gli amici. Sarebbe lei, la ragazza del mistero. E sarebbe al settimo mese di gravidanza. Tuttavia, contattata dal settimanale, Clelia non ha voluto in alcun modo commentare la vicenda, lasciando così in sospeso una notizia che, al momento, non è stata smentita né confermata. Anche il calciatore, del resto, non ha risposto alla curiosità di chi ha commentato il suo post, lasciando così tifosi e amanti del gossip pieni di curiosità. Ciò che è certo è che, a vedere la fotografia di Clelia diffusa da chi, la sua somiglianza con Fanny Nguescia, storica ex di Mario Balotelli, appare quantomeno curiosa. Del resto, è la prima volta che il suo volto viene reso noto. Per il gossip, il Balo nazionale doveva essere fidanzato con una tal Serena e, intanto, le sue ex. Sempre secondo chi, la bella Clelia labbra carnose e capelli tinti di biondo lavorerebbe in banca e avrebbe conosciuto il calciatore proprio a Nizza, dove sarebbe scattato il colpo di fulmine. Quello che porta in grembo sebbene lei non abbia voluto dichiarare il nome del padre, per Mario Balotelli sarebbe il secondo figlio dopo la piccola Pia, nata nel dicembre del 2012. Quando ormai la sua relazione con Raffaella Fico era finita. Dopo un periodo iniziale in cui il calciatore sembrava non essere intenzionato a riconoscere quella figlia, oggi i due sono molto legati. E l'amore che Mario prova per lei è immenso. Lo dimostrano le fotografie condivise sui suoi profili social, ma anche il riavvicinamento con la sua ex, con cui per il bene della bambina ha oggi rapporti civili. La Fico, attualmente, è in procinto di sposare Alessandro Moggi, mentre Fanny, l'ultima storia importante del giocatore, è data per fidanzata con Mario Lemina, calciatore d'origine gabonese attualmente in forza al Southampton.